ho una piccola azienda tortora marina in Calabria, si chiama Di Marco Produzione e si occupa di arredamenti e sterramenti in legno, alluminio e PVC. Le competenze cognitive e le competenze intercomp nella mia attività sicuramente fondamentali sono innanzitutto una grande capacità di leadership. È una grande capacità nell'individuare i punti di forza e di debolezza del mercato, ed essere sempre competitivi e aggiornati. I più grandi successi e opportunità che ho incontrato dall'inizio dell'attività ad ora sono state sicuramente il riuscire ad inserirmi su un mercato già sviluppato e riuscire a competere con dei colossi già presenti sul territorio. Sicuramente le difficoltà sono state tante, perché la concorrenza è spietata, soprattutto in questo settore. Sembra facile imporsi sul mercato, ma non è così. Però la voglia di fare, la capacità anche di fare, mi hanno aiutato nell'affermarmi e conquistare, diciamo, una fetta di territorio. Per avviare la mia attività a livello di formazione è stata utilissima la mia carriera universitaria, in particolar modo gli ultimi 2 anni, dove ho seguito una formazione principalmente incentrata sulle capacità di gestione a livello di sviluppo del prodotto. In questo modo mi è stato facile individuare non solo i punti di forza e i punti di debolezza del mercato, quanto più le linee produttive migliori da seguire, non solo a livello produttivo, ma anche a livello commerciale. Ai nuovi imprenditori, a tutti coloro, soprattutto i giovani che si affacciano in questo ambito, in qualsiasi settore intendano sviluppare la propria attività, consiglio di non demoralizzarsi mai, di essere forti, soprattutto di avere una buona base economica e di non demoralizzarsi davanti alle difficoltà che all'inizio sicuramente saranno tante, sia a livello competitivo che a livello economico. L'importante è credere sempre in ciò che si fa. Sicuramente serve una capacità di leadership perché essere un capo non significa comandare, ma significa saper coinvolgere il gruppo, non avere dei dipendenti ma avere dei collaboratori, creare un gruppo che sia quasi una famiglia, perché dove c'è armonia c'è serenità, si lavora bene e si va avanti. Nel momento in cui il dipendente lavora male, anche l'azienda va male, perché il dipendente è l'immagine dell'azienda all'esterno, non solo il titolare, non solo l'imprenditore.